La mia reale dimensione, creatività da musicista e cultura, perché la cultura è le radici, la cultura lombarda sono le nostre radici. Terzo, è un business, perché le aziende che investono in cultura, creatività in Lombardia generano un volume d'affari consistente. E quindi questa iniziativa, anche in funzione di Expo, è una iniziativa europea che però noi sosteniamo con grande forza. E domani a Bruxelles parlerà con Barroso anche dell'Expo, che cosa gli presenterà? Sì, gli presenterò l'iniziativa della regione, che è il World Expo Tour, che illustrerò più in dettaglio il 7, durante la manifestazione alla Villa Reale di Monza, la presenza del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio. È un giro per le capitali del mondo che Regione Lombardia farà a partire da questo settembre fino ad aprile 2015 per promuovere i contenuti di Expo, e cioè nutrire il pianeta, energia per la vita, con l'obiettivo ambizioso di arrivare durante Expo a definire a Milano la carta di Milano, chiamiamola così, che è il grande impegno di tutti i paesi partecipanti a Expo a lottare contro la contraffazione alimentare, che vuol dire per le imprese italiane decine di miliardi di danno e danni anche per la salute. Per ottenere conseguire questo obiettivo faremo questo World Expo Tour per fare di Milano, durante l'Expo, la capitale d'Europa, almeno la capitale d'Europa. Questo dirò a Barroso, perché la Commissione europea ha aderito a Expo in quanto Commissione europea, e gli dirò che voglio fare un evento a Bruxelles insieme alla Commissione europea, Regione Lombardia e Commissione europea, perché diventi Bruxelles, anche Bruxelles, il luogo di promozione di Expo. Nel mondo politico c'è un po' di scompiglio dopo la sentenza di ieri, cosa può succedere che riguarda Berlusconi? Ma ho sentito che Berlusconi ha detto che non ci sono problemi per il governo di Roma. Non lo so se ci saranno problemi da questo punto di vista, io credo che ci saranno problemi seri se il governo non rinvia l'aumento dell'IVA, questo sì, perché questo vuol dire migliaia di imprese che chiuderanno, imprese commerciali. Io credo che ci saranno seri problemi se il governo non interviene a fermare i flussi migratori a Lampedusa, perché questo vuol dire incremento della problemi non solo lì. Ci saranno problemi seri se il Parlamento dà seguito a quella oscena idea dello svuota carceri, perché vuol dire che da noi qui aumenteranno i crimini. Ecco, questo sì. Per Berlusconi non lo so, ma se il governo fa queste cose ci sarà la rivolta, immagino, perché non possiamo accettare queste cose. Sono promesse che il governo ha fatto e che non manterrà. Il Parlamento, la Lega ha presentato una mozione di sfiducia per il ministro Idem, chiederete le dimissioni? Mozione di sfiducia vuol dire questo, che mi sembra veramente incredibile che uno, come sempre succede, predica bene e razzola male, no? Cioè, poi si cadono sulle bucce di banana. Se fosse questa cosa successa in Germania, la ministra sarebbe già stata licenziata. Siamo in Italia, quindi serve una spintarella, una mozione di sfiducia. Ma se davvero si è comportata così, non può fare il ministro. Uno che si comporta così, non può fare il ministro. E lo dico avendolo fatto e sapendo cosa dico. Tornando sulle nomine del commissariale, sì. A Varese, il PDL ha contestato una nomina di Galli, chiede di revocarla. Si può revocare, se ne può discutere o resta? Anch'io ho letto questa cosa, ma ieri c'è stata una riunione di giunta, presenti tutti, presente il vicepresidente Mario Mantovani, che è coordinatore regionale del PDL, e nessuno ha obiettato, e quindi sono veramente sorpreso. Non sono state nomine politiche, tant'è vero che abbiamo confermato gli uscenti, però è buona norma che quando ci sono nomine di questo tipo, chi deve informi i rappresentanti politici della sua parte politica e ottenga il consenso, no? Evidentemente questo non è avvenuto, ma non è un problema mio, né come presidente né come segretario della Lega, perché le nomine le fa il presidente e le fa sulla base non delle appartenenze politiche. Dopodiché, ripeto, sono incidenti che andrebbero evitati, ma non dipende da me. Il problema di comunicazione del PDL?
Non è un problema mio, è un problema del PDL, quindi chiedete, rivolgetevi a chi di dovere. Senta, ma che tempi ci sono per le altre nomine? Venerdì prossimo. Ah, okay. Venerdì prossimo al mattino faremo la giunta e al pomeriggio ho convocato le assemblee straordinarie delle tre società, Finlombarda, Lombardia Informatica e Infrastrutture Lombarde, con all'ordine del giorno modifica dello statuto e rinnovo delle cariche sociali, perché dobbiamo modificare gli statuti a seguito delle leggi che hanno ridotto da 5 a 3 i consigli, e poi rimane la questione sistema duale o amministratore unico, che non è ancora risolta, nel senso che la legge prevede un consiglio di 3 più un consiglio di sorveglianza di 5. Oppure l'amministratore unico, in questo caso non c'è il consiglio di sorveglianza e si passerebbe quindi a ridurre anche le poltrone. Ci sono pro e contro, ma in questa settimana valuteremo quale sia il sistema migliore. In ogni caso venerdì mattina ci sarà la giunta, anche ERSA, FARPA, le più importanti saranno fatte venerdì mattina.